Buonasera, mi chiamo Paolo Grassi, sono compagno di Sinistra Classe Rivoluzione. Vi do il benvenuto allo spazio interviste dell'lunedì sera sul canale di Sinistra Classe Rivoluzione. E questa sera abbiamo il nostro terzo appuntamento in cui tratteremo della cosiddetta fase 2 inaugurata oggi dal governo Conte. In primo luogo mi preme ringraziare tutti per essersi collegati con noi e spiegare che riteniamo questa fase 2 eccessivamente intempestiva perché, come tutti sapete, i contagi sono in aumento, abbiamo sulle spalle oltre 28.000 morti di questa pandemia degli ultimi 2 mesi. E particolarmente al nord i positivi continuano a crescere. Per questo motivo riteniamo che la fase 2 sia più una forzatura imposta da Confindustria che invece una reale necessità nel momento in cui abbiamo superato la fase critica. Stasera abbiamo come ospiti dei delegati e degli attivisti sindacali. Compagni che hanno aderito e promosso l'appello "I lavoratori non sono carne da macello", un appello che ha avuto molto successo, che ha culminato con un'assemblea il 30 marzo, un appello però che non è semplicemente stato un appello di denuncia o di sensibilizzazione, ma un appello che è stato anche un appello di intervento e di lotta, tant'è vero che questo appello, oltre ad essere stato raccolto da centinaia di delegati, attivisti sindacali, lavoratori in Italia, ha avuto un riscontro anche internazionale, è stato tradotto in 13 lingue, diffuso in oltre 35 paesi e nell'assemblea del 30 marzo, a cui hanno partecipato in Italia e a livello internazionale centinaia di lavoratori e lavoratrici, ha avuto anche un riscontro con un nuovo appello internazionale che è stato promosso da moltissimi lavoratori. Ora, io credo che sia importante avere la possibilità oggi di fare il punto perché più che fase 2 noi siamo entrati in una nuova fase della lotta di classe. La lotta di classe è stata quella di marzo con gli scioperi, che hanno costretto anche il sindacato a cambiare opinione. Il sindacato era come Confindustria determinata a gestire in sicurezza ma continuare a produrre. Oggi c'è una nuova fase dove tutte le attività produttive devono funzionare, però allo stesso momento continuiamo a rimanere chiusi in casa per il resto del tempo, continuano ad essere utilizzate misure restrittive verso qualsiasi altro tipo di attività, e questo alla fine significa fondamentalmente che ancora una volta qui si deve soltanto pensare a produrre e a garantire il profitto ai padroni. Per questo noi non siamo d'accordo, per questo noi stasera abbiamo chiesto a degli attivisti, dei militanti sindacali di darci la loro opinione. Sono lavoratori che si sono battuti in queste settimane e sono lavoratori che continuano nei loro posti di lavoro a portare avanti questa battaglia. Sono lavoratori e lavoratrici di vari settori che adesso vi presento. In primo luogo c'è Edoardo De Micheli, medico di Bergamo. Poi avremo il compagno Angelo Raimondi, delegato sindacale Esselunga, grande distribuzione. Poi parleremo con Jason, compagno delegato autista della logistica della multinazionale UPS. E successivamente ci confronteremo con Francesca Esposito, iscritta a FIL-CGIL, impiegata dell'ATM, l'azienda trasporto pubblico milanese, e successivamente avremo l'intervento, la domanda dell'intervento di Margherita Colella, personale ATA delle scuole di Parma, anche lei iscritta all'FL-CGIL, la categoria dell'istruzione pubblica della CGIL.
Dopodiché ci collegheremo con Mimmo Loffredo, lavoratore operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco, e infine avremo un confronto breve con Mario Iavazzi, compagno del direttivo nazionale della CGIL, nonché primo firmatario dell'appello I lavoratori non sono cani da macello. Se siamo tutti pronti, direi che possiamo iniziare. E iniziamo con Edoardo che come medico conosce benissimo cosa ha significato in questi 3 mesi la pressione incredibile con cui il personale medico è stato sottoposto per combattere l'emergenza, per combattere il coronavirus. Devo dire una pressione incredibile che è stata da molti richiamata, gli infermieri, i medici sono eroi, stanno salvando il paese, bisogna inchinarsi alla loro dedizione, però poi a queste roboanti frasi di ministri, governo e opinione pubblica, mass media, non corrisponde poi nei fatti come vengono trattati. Diciamo che sono frasi molto ipocrite perché poi questi medici e questi infermieri si sono trovati a affrontare questa emergenza senza dispositivi di sicurezza adeguati e soprattutto si sono trovati senza aver avuto un'adeguata preparazione, prima una prevenzione adeguata, tanto è vero che contiamo tra i medici e gli infermieri la maggior parte, un numero incredibile di morti e di infettati. Ecco, Edoardo, la fase 2 significa ritorno alla produzione a ritmo pieno, significa gente che deve circolare, milioni di persone, di lavoratori che devono circolare, che quindi mettono a rischio la propria salute e la salute dei propri familiari e significa anche un nuovo picco della pandemia nel prossimo futuro. Puoi dirci la tua opinione? La mia opinione è che in questa fase 2 si stanno portando avanti quelle che sono due strategie, secondo me, criticabili, che nascondono numerosissimi rischi. La prima, che è una strategia già attuata durante la fase di emergenza, è il fatto, soprattutto per certe regioni, di concepire questa emergenza prettamente come una sola emergenza intensivistica e non invece come un'emergenza di salute pubblica. Quindi tanto ospedaliera, che è ovviamente molto importante, quanto anche però territoriale. Legato a questo c'è anche un altro grosso problema, cioè l'assenza di una coordinazione nazionale, soprattutto tra le regioni e soprattutto a livello territoriale. E queste due critiche che faccio, appunto, potrebbero portare a quella che è una riattivazione del coronavirus. Questo perché ormai diciamo che la fase, cioè, la situazione pre-coronavirus la conosciamo tutti, cioè che il sistema sanitario nazionale veniva da una forte capitalizzazione, soprattutto con una forte differenziazione tra regione e regione, e questo ha portato a un impoverimento dei servizi, soprattutto a livello territoriale, grossa carenza di specialisti, grossa carenza di medici, che sono due figure distinte, e anche, soprattutto anche a livello territoriale, non si era minimamente preparati ad affrontare un evento di tale portata. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che chiaramente sul territorio c'è stato un vero e proprio tsunami che poi si è riversato tutti sugli ospedali. Gli ospedali hanno avuto una fortissima pressione con condizioni di lavoro molto difficili, turni massacranti, molto stressanti, assenza di ricambio, proprio perché in quel caso mancavano gli specialisti. E quindi nei medici sì, ma anche specialisti soprattutto del reparto intensivistico. E dall'altra parte invece, al di fuori dagli ospedali, penso sia ai medici di medicina generale, ma soprattutto all'RSA, il personale sanitario era molto isolato, il tutto poi da una parte e dall'altra condito da quella che era una carenza di mezzi di protezione per riuscire a lavorare in condizioni che non fossero, non comportassero un rischio a livello personale. E quindi questa errata strategia è stata poi portata avanti, io penso soprattutto alla Lombardia, con il potenziamento degli ospedali, che fino a un certo senso era accettabile, ma poi anche la costruzione di nuovi ospedali, penso all'ospedale Fiera, che
in realtà è arrivata l'emergenza ospedaliera finita, quindi diciamo senza dare un grosso contributo. E l'altra cosa, secondo me, molto importante è l'assenza di quella che era una corretta utilizzo di quelli che sono i tamponi. E su questo punto mi soffermo perché è essenziale anche per la fase 2, perché il tampone, che ha delle criticità dal punto di vista medico, però è fondamentale perché aiuta a definire chi è malato e chi non è malato. E questa definizione è la base per combattere una qualsiasi epidemia o una qualsiasi malattia infettiva. Di conseguenza il sierologico non ha ancora dimostrato un'efficacia e ci sono ancora molti studi e di conseguenza quindi il tampone rimane l'unica arma che abbiamo per riuscire a discriminare chi è malato e chi non, e quindi a quel punto a riuscire a combattere quella che è l'epidemia. E questo non lo dico io, ma si vede anche da quelli che secondo me sono gli esempi diciamo più vincenti all'estero, penso alla Germania, alla Corea del Sud, che in condizioni molto diverse, cioè per certi versi molto simili a noi, per altri diverse da noi, partendo anche da una situazione iniziale comunque migliore rispetto alla nostra, sono riusciti a ritagliare quelli che erano i malati e a isolarli senza, cioè facendo rimanere i morti molto bassi, cioè un numero molto basso di morti. E quindi in questa fase 2 vedo continuare questi errori, perché i pochi tamponi, il fatto che sia molto difficile accedere a questi tamponi, e anche qua penso soprattutto alla Lombardia, che è una realtà che conosco meglio, fa sì che continui questa difficoltà, e pensando alla fase 2, cioè con questi milioni di persone in movimento, questo rimane una grossa problema, cioè diventa un grosso problema, perché potrebbe far di nuovo riattivare quella che è la malattia. Inoltre, l'altro aspetto è il fatto che ci sia una grossissima frammentazione. Non c'è una coordinazione nazionale e tra le regioni che detta delle linee guida chiare e che quindi sia dal punto di vista dei tamponi e anche dal punto di vista delle protezioni, anche sul posto di lavoro, appunto dettando delle linee guida chiare, si dà quella che è, non dico la certezza, ma perlomeno la massima protezione possibile ad oggi in base anche alle nostre conoscenze. E questo ulteriormente scarica anche la responsabilità anche sui medici che in prima linea, in mezzo a tutto questo, a tutte queste problematiche, devono caricarsi ulteriormente anche di queste. E quindi secondo me questa fase 2 che ci aspetta sarà di sicuro molto caotica, c'è un elevatissimo rischio di riattivazione di una fase 1, cioè una fase emergenziale del virus, proprio perché il virus ha una natura molto subdola che sostanzialmente ancora noi non pienamente capiamo, e dall'altra parte c'è un'errata gestione, secondo me, proprio nell'ambito di salute pubblica, che può causare solo problemi sostanzialmente. Grazie Edoardo. Quindi possiamo dire che in definitiva si sta passando alla fase 2 senza rete, che quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, potrebbe causare non soltanto più positivi, ma anche un'estensione ulteriore della pandemia. E a questo proposito, oltre agli infermieri e medici, gli altri lavoratori e anche il personale che puliva gli ospedali, non dobbiamo mai dimenticarcelo. Un'altra categoria che è stata in trincea in questo momento sono i lavoratori della grande distribuzione. Lavoratori che si sono trovati sottoposti a una pressione non indifferente anche loro, che si sono trovati riempiti di complimenti quanto sono bravi, ma che a quanto pare, nella misura in cui padroni pensano che questa pandemia sta tornando sotto controllo, si apprestano a essere trattati come gli ultimi dei lavoratori. Quindi si torna a parlare di esuberi, di cassa integrazione, si torna, vuol dire, anche ad avere nei supermercati sciallo rispetto alla gestione che c'è stata finora. Ecco, io ad Angelo, proprio per questo, vorrei chiedere, con tante pacche sulle spalle che avete ricevuto,
però le aziende della grande distribuzione hanno fatto i profitti importanti e ora che cosa succede? Ciao Paolo, allora dovrebbe fare un piccolo passo indietro, nel senso che dal 23 di febbraio, che vale oggi, abbiamo passato diverse fasi. Quella che si aprirà dal 4 maggio sarà un'ulteriore fase nella grande distribuzione, soprattutto nel settore alimentare. Però appunto dobbiamo fare un passo indietro per capire un po' cosa è successo, perché all'inizio, quando è esploso il virus, c'è stato l'assalto ai supermercati, tutti andavano a fare scorte di spese e per 2 fine settimane, appunto, ripeto, grande assalto ai supermercati, grandi code alle casse, ma chi lavorava, ma anche la clientela stessa, era senza nessun tipo di protezione, i lavoratori non avevano i dispositivi di protezione individuale, a partire dalle mascherine. E ripeto, dopo queste 2 settimane si è cominciato a fare qualche passo in avanti, perché le richieste da parte dei delegati sindacali, da parte dei lavoratori, in primo luogo e in secondo luogo per i vari decreti governativi, obtorto collo, insomma, la grande distribuzione ha dovuto adeguarsi. Ma voglio sottolinearlo che l'ha fatto con grande fatica, perché spesso si è sentito dire, ma ci sono ancora in questi giorni delle pubblicità di varie catene della grande distribuzione che continuano a parlare dei propri dipendenti mettendoli come il primo obiettivo, il loro primo obiettivo, la salute e la sicurezza dei dipendenti. Ma al di là degli slogan pubblicitari che vengono mandati sui canali televisivi, radiofonici nazionali, poi nella pratica questo qua non si è visto, non si è vissuto. Tutto quello che è stato poi dato in dotazione, dalla mascherina, al gel, ai pannelli plexiglass, alle casse, o anche il fatto di far entrare le persone in maniera scaglionata nel negozio, sono state, ribadisco, delle conquiste dei lavoratori per un verso o degli obblighi a seguito dei decreti ministeriali. E teniamo presente che per una ventina di giorni almeno, ma forse anche qualcosina di più, hanno fatto grandissimi incassi i supermercati, la grande distribuzione. Poi nei 2 primi fine settimana, come dicevo all'inizio, stiamo parlando di cifre veramente elevate, perché parliamo di più 150, più 170, più 180, 80%. Oltre al fatto, per chi era già abbastanza attrezzato, dell'esplosione delle vendite online. Tu per prenotare una spesa online avevi un'attesa di un paio di settimane, se ti andava bene. Poi è chiaro che quando c'è stato l'obbligo di contingentare gli ingressi, un po' gli incassi ad onor del vero sono calati, quelli nei negozi, o perlomeno nei negozi dei paesi delle periferie, perché c'era la possibilità di spostarsi da un comune all'altro. In una grande città come Milano questo è avvenuto un po' meno. Come dicevi tu prima, tante pacche sulle spalle, anche i lavoratori dei supermercati trattati a parole come degli eroi, e però notizie di questi giorni che prima Carrefour con 4.000 lavoratori che verranno messi in cassa integrazione a partire da maggio, per 9 o 12 settimane, a seconda di dove sono collocati, in questo caso parliamo di Piemonte e di Lombardia, ma anche la catena Iper, la grande I, ha messo in cassa integrazione i lavoratori, per cui il passaggio è stato molto breve da eroi a cassa integrati, con tutto quello che consegue lo stare a casa in cassa integrazione. Questo per un verso. Dall'altra parte, come dicevo prima, l'esplosione delle vendite online, che vuol dire una riorganizzazione del lavoro nella grande distribuzione, che poi vorrà dire non abbiamo nulla contro la vendita online, però è come poi verrà gestita, perché poi verrà esternalizzata, data in mano a cooperative, con tutto quello che ne consegue da un punto di vista contrattuale e retributivo, per un verso, e poi potrebbe esserci, diciamo così, tra virgolette, un avanzo del personale per quanto riguarda invece gli assunti direttamente dalle catene della grande distribuzione.
Noi abbiamo fatto anche una battaglia per ridurre il numero di ore di apertura dei negozi, per chiudere durante le domeniche o le feste, proprio per limitare la possibilità di contagio. Dal 4 maggio si ritornerà sicuramente agli orari precedenti, quindi di nuovo aumento delle ore di apertura dei negozi. Chi chiudeva a metà giornata la domenica aprirà tutto il giorno, saranno sempre aperti i festivi. E la preoccupazione, perché questo è anche un invito del decreto ministeriale, la preoccupazione che c'è è che verranno allungate ulteriormente le fasce di apertura dei negozi, con la scusa di evitare assembramenti e per cui dare tutte la possibilità di fare la spesa e di far lavorare le persone in sicurezza. In realtà è il solito meccanismo di poter tenere aperti il più possibile per poter vendere il più possibile. Già in questi ultimi 2-3 giorni di lavoro abbiamo visto che seppur i controlli ci sono agli ingressi, però si sono un po' allentati, per cui si fanno entrare un po' più di persone rispetto a quello che succedeva fino alla settimana scorsa, e pensiamo, abbiamo paura, perlomeno il timore, che da lunedì possa peggiorare questa situazione, anche perché molte grandi catene dicono che hanno permesso di far stare una persona ogni 10 metri quadrati, come se le persone fossero delle marionette e non si muovessero all'interno del negozio. Però se voi pensate a un negozio di 3.000 metri quadrati, vorrebbe dire avere in un negozio fino a 300 persone, per cui la distanza di sicurezza salterebbe in maniera automatica. Per cui, per chiudere, quello che si preannuncia sarà un periodo veramente difficile, sia da un punto di vista sanitario che economico, anche perché la crisi ormai è partita e lo stiamo capendo da tutte le informazioni che ci arrivano. E quindi sarà nostro compito stare molto allerta, stare molto attenti e cercare di unirci perlomeno per limitare i danni. Grazie Angelo. Ecco, Angelo ha parlato anche di cooperative. C'è un settore in particolare che è quello della logistica, dove le cooperative, a causa delle esternalizzazioni di questi anni, la fanno da padrone. Questo settore della logistica è anche uno, insieme alla sanità e alla grande distribuzione, che è stato sottoposto a un'enorme pressione. Ancora di più in un periodo in cui il lockdown costringeva la gente a casa, negozi chiusi, quindi gran parte delle merci venivano acquistate via internet. Abbiamo, come anticipato prima, Jason, delegato sindacale in una cooperativa di una multinazionale UPS, che si è trovato nel pieno di questa emergenza a gestire consegne, pressioni dell'azienda, sacrosante richieste dei lavoratori. Jason, spiegaci come vi siete attrezzati in questa emergenza per garantire i diritti e la sicurezza minima dei lavoratori. Ciao a tutti, siamo un gruppo di lavoratori molto affiatato, fatto da lavoratori e delegati sia indiretti che diretti. Da alcuni anni a questa parte abbiamo lavorato per essere omogenei e costruire una relazione fra di noi e portare avanti delle rivendicazioni politico-sindacali, e che chiede per tutti i lavoratori che operano per la multinazionale di essere dipendenti diretti della stessa UPS. Se le aziende dividono, noi uniamo. Come il nostro motto, uniti si vince. Abbiamo capito fin da subito il rischio che si veniva a creare, chiedendo alla committente delle iniziative adeguate in merito. Dunque, non ci siamo fatti prendere alla sprovvista. Il nostro primo obiettivo, in maniera intransigente, è stato di avere il diritto alla salute e di conseguenza lavorare soltanto in sicurezza. Dove questa veniva a mancare, non si lavorava. E pretendere soprattutto i dispositivi di protezione individuali. Abbiamo invitato di restare a casa i lavoratori che avevano delle patologie o che avevano dei parenti con delle patologie, ma tutti gli altri con coraggio abbiamo detto: noi dobbiamo lavorare, e non per arricchire i padroni, ma perché dovevamo controllare la produzione senza lasciare spazio ai datori di lavoro, che con la pandemia e la paura diventavano più esigenti. Siamo stati noi
ad imporre procedure alternative che garantissero il distanziamento sociale. Per esempio, abbiamo fatto un decalogo, che abbiamo condiviso con l'azienda, che garantiva tutte le misure di sicurezza, che riguardava tutti i lavoratori, sia alle attività dei magazzinieri, ma soprattutto alle attività degli autisti, in cui abbiamo meglio operato, perché siamo più forti in questa realtà. Siamo stati noi a dare indicazioni su come procedere ed imporre alla polizia, per esempio, dei furgoni, la loro sanificazione. Tutti i giorni venivamo a contatto con decine di clienti, e per questo abbiamo imposto la possibilità della non firma e, in determinate situazioni, la possibilità di cosa non consegnare, ma per il semplice fatto di fare le attività in tutta sicurezza. Inoltre, abbiamo fatto una campagna come associazione, Primo Maggio, per limitare gli acquisti online, perché pensiamo agli effetti che ha avuto questa pandemia e di una crescita esplosiva, del settore del privato, di conseguenza un aumento, esponenziale delle merci e dei carichi di lavoro nei nostri magazzini. Tutto è stato possibile perché avevamo un gruppo capace di avere il sostegno dei lavoratori coscienti, capaci di comprendere che abbandonare il lavoro avrebbe significato una sostituzione immediata, di altri più deboli e ricattati con dei contratti precari. Certamente non tutto è stato fatto alla perfezione. Anche noi abbiamo avuto lavoratori in ospedali ricoverati, come il nostro compagno Pedro, anche lui, delegato dei magazzinieri, ma che tuttora manteniamo i contatti e lavoriamo con lui. Oppure altri, di cui un autista a Treviso, e un magazziniere a Carpi, morti con o per il Covid-19. La cosa ci ha rattristato molto e forse non siamo riusciti ad estendere le nostre pratiche ad altre filiali. Come lavoratori abbiamo capito che solo noi avevamo l'interesse e le conoscenze per decidere come si doveva gestire un servizio, di cui comunque non potevamo sottrarci, perché, di fatto dal 25 marzo siamo stati precettati, praticamente obbligati, in quanto servizi essenziali. Abbiamo difeso gli interessi e soprattutto la salute dei lavoratori, portando avanti la battaglia di essere tutti dipendenti della multinazionale, la gestione dei dispositivi sanitari, il carico e scarico, le consegne, in particolare delle cose non essenziali. Solo noi possiamo farle, e solo noi abbiamo interesse a farle, riducendo il più possibile il rischio di contagio. Nel nostro settore, come in qualsiasi altro, devono essere i lavoratori a decidere se si lavora, se si chiude, cosa è veramente importante, consegnare o produrre e cosa no. Grazie a tutti. Grazie Jason. Jason fa parte di quel settore, la logistica dei trasporti decisivo, non solo per mandare avanti la produzione, ma proprio per far funzionare un paese. Ci hanno in questi mesi riempito la testa dell'importanza della distanza sociale. E però adesso, con la fase 2, le aziende che si sono dimostrate dopo ospedali e RSA uno dei punti di contagio principali, tornando al lavoro, torneranno a avere questo ruolo. E però c'è anche un problema: i lavoratori al lavoro ci devono arrivare, e ci devono arrivare in gran parte con i mezzi pubblici, autobus, metro, treni. Ecco, e come si fa a rispettare la distanza sociale su autobus, metro, bus? Soprattutto tenendo conto che si va per lavorare, quindi che milioni di persone dovranno spostarsi nei prossimi giorni. Lo chiediamo a Francesca Esposito, iscritta alla FILCGL, lavoratrice di ETM. Vai Francesca, dici cosa sta succedendo da oggi in poi rispetto al trasporto dei lavoratori. Sì, buonasera a tutti, ciao Paolo. Ma quello che abbiamo visto fino adesso, con lo slogan dello Stato di tutti a casa, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale,
è stato vedere delle vetture che praticamente circolavano soprattutto nelle ore serali, praticamente vuote. Però è chiaro che adesso con la fase 2 inizia la fase del Far West. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che nonostante le mille regole da rispettare che sono state impartite, che ci sono state impartite, diciamo, come personale ATM, sarà molto difficile raggiungere il distanziamento, appunto, e la sicurezza che viene tanto decantata in questa fase 2 quando assisteremo alla riapertura di tutte le attività produttive. E è stato elencato tutta una serie di elenco a noi dipendenti rispetto alle misure che dovremo utilizzare, cioè quello per esempio di controllare in maniera più capillare il distanziamento, però appunto questa era una misura che già esisteva in piena fase emergenziale quando c'era un ridottissimo numero di persone che utilizzava i mezzi pubblici e il più delle volte è stato riscontrato quanto sia difficile, se non impossibile, da attuare soprattutto nelle ore di punta, anche perché anche nella fase emergenziale ricordiamocelo che Milano era piena di gente che comunque continuava ad andare a lavorare. Un'altra misura che è stata decisa dai vertici ATM in accordo con il sindacato è quella di cercare dei volontari che si piazzino davanti alle principali fermate della metropolitana per smaltire le file, per fare controlli oppure per dare informazioni. I rischi che si correrebbero, che sono evidenti, perché con la calca la gente che è anche abbastanza arrabbiata, diciamo, per dover andare a lavorare e arrivare in orario, chiaramente sono rischi che si possono correre, appunto, sia di aggressioni ma anche di, appunto, questi assembramenti, e chiaramente rispetto a questo l'azienda non riconoscerà nessun tipo di incentivo, diciamo, a fare questo lavoro che sarà appunto volontario. E poi dicono anche che il conducente oppure chi effettuerà questi controlli, in caso di assembramento, situazione di tensione, la cosa che può fare è chiamare la polizia. Ora, siccome queste cose sono già avvenute in ATM e i conducenti sono già abbastanza stati messi a dura prova rispetto allo stress che vivono in una città sempre più frenetica e con un'utenza altrettanto stressata da ritmi al cardiopalma imposti dai padroni e dalle mille inefficienze metropolitane, ci si chiede appunto quanti conducenti metteranno a rischio se stessi proprio per litigare appunto con l'utenza oppure per tenerla un bel po' di tempo in stand-by in attesa che arrivi una volante della polizia. E si parla anche di sanificazione dei mezzi da fare una volta al giorno. Anche questa era una misura che si era già presa durante l'emergenza, durante questi due mesi di emergenza, e che si è rivelata del tutto insufficiente per chi ha potuto prendere qualsiasi mezzo, l'ha potuto verificare, però è chiaro che in questi due mesi le vetture hanno continuato a circolare sporche, perché chiaramente dopo la sanificazione che viene fatta la sera o la mattina, restando in giro tutto il giorno e caricando gente per tutto il giorno, il mezzo resta pulito sì, ma soltanto per i primi 10 minuti che si utilizza, oltre che sanificato. E ora, al di là di quello che il sindaco Sala sogna, cioè di spalmare l'utenza nell'arco della giornata, quindi eliminare le ore di punta ci saranno, e ci saranno e come. E gli spazi ne saranno ridotti all'interno delle vetture, lo stesso numero di conducenti effettuerà un servizio con le difficoltà appunto che ho spiegato, e anche dal punto di vista del parco macchine non viene, del parco mezzi non viene, non è previsto nessun tipo di aumento. Quindi questa sbandierata idea di viaggiare in sicurezza è una colossale presa in giro. Forse il distanziamento si potrà attuare nelle principali metropolitane, però teniamo conto che tra Milano e l'Interland ci sono milioni, migliaia di fermate dove la gente si accalcherà, perché se non potrà salire perché il mezzo ormai è pieno dovrà aspettare la vettura successiva, e chiaramente questo creerà sicuramente tutta una serie di assembramenti che non verranno oltretutto controllati. Ora, in tutto questo, in ATM il grande assente è stato il sindacato,
che in questo periodo, oltre che elemosinare le briciole al gruppo dirigente, non ho stanziato nessun tipo di vantaggio, diciamo, per il personale che comunque si è sacrificato in questo periodo, ora il sindacato si adegua a queste misure e alle decisioni di azienda e comune, e negli ultimi comunicati unitariamente si sono dichiarati semplicemente preoccupati per quello che sarà la ripresa del servizio, e come soluzione cosa che fanno? Che fanno un appello alla regione perché dica loro come intende garantire la sicurezza del trasporto. Nessuna parola di critica è stata spesa rispetto appunto a questa infausta decisione di riaprire tutte le attività in una città che registra ancora il più alto numero di contagi in Italia. E alla fine abbiamo visto, come abbiamo visto già anche in passato, un altro modo di piegarsi alle logiche padronali e soprattutto in questa fase emergenziale di difendere gli unici interessi per cui si è decisa questa fase 2, soprattutto a Milano, soprattutto in Lombardia, cioè quello di Confindustria e di garantire appunto i suoi profitti. Di questo sempre di più in ATM si sta prendendo coscienza appunto che di quello che è quello che le burocrazie sindacali hanno fatto in questo periodo, che più che stemperare gli animi, appunto, e mettere a tacere i dissidenti tra i delegati, non hanno fatto. Ed è chiaro che l'unica soluzione per ATM è quello di riprendere appunto dal basso un movimento che, così come le lotte del 2003 riuscirono appunto a cambiare le condizioni dei lavoratori, e che potrebbero appunto cambiare il corso degli avvenimenti, per far sì che ci sia un reale controllo sia su come che quando utilizzare i mezzi pubblici, e soprattutto su come garantire la vera sicurezza tra i dipendenti del servizio e chi usa i mezzi. Oltre che chiaramente per mandare a casa anche un gruppo dirigente sindacale che in ATM appunto si è dimostrato totalmente inadeguato a sostenere gli interessi dei lavoratori. Grazie Francesca. Ora abbiamo parlato del sistema della sanità, della grande distribuzione, dove si incominciano a abbassare la guardia, abbiamo parlato della logistica dei trasporti. Le scuole non riaprono, però c'è una grande discussione su asili, materne, se maggio, giugno potrebbero riaprire le colonie, perché? Perché Confindustria ha bisogno che tutti vadano a lavorare, quindi insegnanti e personale delle scuole a fare la babysitter, questa alla fine è il succo. In una pandemia non dimentichiamoci che bambini e donne sono quelle che pagano maggiormente questa emergenza. Margherita, dici la tua per piacere. Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto bisogna fare un passo indietro. Nella fase 1 la linea del governo è stata quella di stare tutte a casa, e la linea è stata arrangiatevi. Molte lavoratrici sono state sottoposte ad una seria pressione tra lo smart working e la gestione della cura familiare, cosa che ha impattato principalmente tra le famiglie più povere e le fasce più deboli. Ed è veramente ridicolo e significativo che oggi il Partito Democratico in particolare si erga a paladino della difesa dell'emancipazione delle donne e dei diritti dell'infanzia, dopo essere stato protagonista in questi anni di un significativo peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle donne, e dopo aver distrutto lo stato sociale, dopo aver tagliato servizi, privatizzato i servizi dell'infanzia in particolare. Questo ha obbligato in questi anni tantissime donne lavoratrici a lavorare part time per conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia, e sempre di più queste lavoratrici hanno dovuto spendere il loro sudore, il loro salario per poter pagare i nidi e i servizi e poter appunto sostenere cosa significa anche materialmente la crescita e la cura di un bambino. Ed è molto molto significativo che oggi ci parlano di difesa dell'emancipazione. Bisognerebbe ricordare a questi signori e a queste signore cosa è per loro l'emancipazione, visto che in questi anni i sacrifici delle lavoratrici e il loro lavoro è stato sacrificato sull'altare del profitto. Questa crisi fa emergere qual è il livello di pressione che soprattutto nei settori essenziali sta emergendo. È la punta di un iceberg di una condizione delle lavoratrici che appunto ha molti precedenti. Doppi turni, carichi di lavoro, precarietà sono all'ordine del giorno, e questo, diciamo, andrebbe ricordato.
si parla della sanità, per esempio, dove oggi appunto gli infermieri sono stremati da questa condizione, bisognerebbe ricordare, bisognerebbe chiedere qual è l'emancipazione per questi signori, quando 9 infermieri su 10 sono donne e da anni sono sottoposti a doppi turni e a turni massacranti, inconciliabili con la vita e con la cura e con, appunto, con la cura della famiglia. Basterebbe ricordare qual è il settore delle donne che lavorano nell'ambito della pulizia, con contratti per precari e salari da fame. Basterebbe ricordare che un terzo delle lavoratrici della distribuzione alimentare sono donne e in questi anni hanno faticato a conciliare i turni di lavoro con la cura della famiglia, costretta a stare in cassa anche nei festivi e anche la domenica. Quindi ci sembra davvero farsesco che oggi si discuta di questo. E quello che dice il governo oggi è ancora più ridicolo, nella misura in cui, per esaudire gli interessi dei Confindustria, si manda i lavoratori a lavorare e si scarica il peso di questa fase di riapertura e di riorganizzazione sui lavoratori, contrapponendo fronti dei lavoratori, da un lato le madri e i lavoratori e dall'altro gli operatori dei servizi sanitari, che dovrebbero essere appunto, dovrebbero caricarsi della gestione dei bambini. In tutto questo è ridicolo anche che si difendano i diritti dell'infanzia. I bambini in questo dibattito non sono altro che dei pacchi da parcheggiare, non sono soggetti appunto portatori di necessità e di diritti. E io credo che bene hanno fatto i lavoratori e i nostri colleghi francesi a rispondere alle pressioni del governo Macron verso le aperture, dicendo: noi non siamo badanti di Stato, perché appunto il ragionamento è molto più articolato e non può essere scaricato per l'ennesima volta sui lavoratori. Intanto, se si parla di emancipazione e di diritti delle donne, bisognerebbe oggi mettere al centro un dibattito sull'estensione dei congedi al 100% retribuiti al 100% del salario, perché appunto nella prima fase quello che è stato fatto per sostenere le famiglie è stato semplicemente dare un congedo di 15 giorni al 50% della retribuzione e i risori bonus babysitter. Quindi davvero, se si vuole ragionare di difesa e di tutela delle lavoratrici, bisognerebbe innanzitutto partire da questo. E per discutere di emancipazione oggi bisogna riaprire il ragionamento e riarticolare un piano per ripristinare quello che in questi anni ci hanno tolto in termini di precarietà del lavoro, in termini di stato sociale e di servizi territoriali che mancano, e in termini anche di salario e di equiparazione salariale, visto che le lavoratrici sono sottopagate, sempre meno pagate dei lavoratori, dei loro colleghi, mettendole in una condizione seria di subalternità anche da un punto di vista economico. Rispetto, e chiudo su questo, alla questione della riapertura e alla tutela dei diritti dell'infanzia, anche qui è necessario mettere al centro il punto di vista dei lavoratori, piuttosto che contrapporli su fronti opposti. Perché riaprire, e questo è il tema che elude il governo, significa prendersi carico della tutela della salute degli utenti e dei bambini stessi. Riaprire significa investire, spendere una grossissima somma di denaro per ripensare agli spazi, per ripensare al tempo scuola, visto che anche il tempo pieno è messo in discussione, è una delle conquiste storiche e necessarie per le lavoratrici. Quindi significa appunto ripensare agli spazi, ripensare ai luoghi, ripensare a una riorganizzazione e a un potenziamento anche dell'organico. Quindi significa appunto aprire un dibattito in cui i lavoratori devono essere protagonisti e devono discutere quanto riaprire, come tutelare e come riorganizzarsi, anche costruendo delle assemblee, dei comitati in cui, insieme anche a figure esperte del campo sanitario, pediatri o figure comunque che possono aiutare questo lavoro di riorganizzazione, si possa davvero riaprire e, diciamo, dopo questa fase riprendere questo tipo di attività nella tutela appunto e nella difesa dei diritti anche dei bambini, che in questo momento appunto sono semplicemente considerati soggetti da dover parcheggiare. E questo quindi significa davvero discutere dell'emancipazione e della difesa dell'emancipazione delle lavoratrici e della tutela dei diritti dell'infanzia, e soltanto i lavoratori possono essere in grado di essere protagonisti e di difenderli davvero. Grazie Margherita, credo che sia importante ricordare che se
la questione delle aziende non essenziali è stata in qualche modo portata avanti la battaglia con scioperi e anche una grande mobilitazione dei lavoratori, questo lo si deve in particolare ai lavoratori metalmeccanici e in particolare ai lavoratori della Fiat di Pomigliano, che sono stati tra i primi a mobilitarsi spontaneamente e a incominciare ad aprire questa battaglia. Abbiamo con noi Domenico Loffredo, operaio della Fiat di Pomigliano, compagno che ha portato avanti sempre la difesa degli interessi dei lavoratori in questa fabbrica, e chiediamo a Mimmo la situazione oggi di questo stabilimento e quello che succede nei metalmeccanici in questo momento così importante e sensibile. Ciao Paolo. Vabbè, innanzitutto direi che i metalmeccanici, come tante altre categorie, non sono quelli che sono rimasti a casa per tutto il periodo. Faccio solo alcuni esempi. Chi lavora nelle manutenzioni a livello ospedaliero è un metalmeccanico quasi sempre ed è andato a lavoro per consentire agli ospedali di poter continuare ad essere funzionanti. Quindi anche nella nostra categoria, insomma, ci sono chi è stato fermo a casa e chi invece ha continuato a lavorare in tutto questo periodo, molto spesso dimenticato, perché poi quando si parlava di eroi giustamente si faceva riferimento agli operatori sanitari, molto spesso si dimenticava chi faceva le pulizie negli ospedali e chi faceva un lavoro di retroguardia, cioè di manutenzione degli impianti all'interno degli ospedali stessi. Detto questo, come dicevi, a Pomigliano abbiamo stipulato un accordo tra Fiat e sindacato che di fatto ha dato degli strumenti ai lavoratori per essere tutelati, ma una parte di noi ha visto in questo accordo degli aspetti negativi. Quali sono gli aspetti negativi che per lo più abbiamo sottolineato? Abbiamo sottolineato sicuramente l'elemento degli strumenti messi in campo, che non sono non danno la possibilità di avere una certezza di entrare al lavoro in un ambiente dove non c'è la possibilità di contagio. Questo perché viene utilizzato ad esempio lo strumento della misurazione della temperatura, che ad oggi non dà queste garanzie. Sappiamo dei casi degli asintomatici, sappiamo che quindi il virus può circolare anche senza l'utilizzo del cioè senza avere, diciamo, quindi sintomi febbrili. Ma oltre questo ci sono poi tutta una serie di problemi che sono legati a tutta una serie di cose che sono state dette dai compagni che sono intervenuti prima di me. Perché c'è la questione dei trasporti per i lavoratori, perché c'è la questione delle scuole e del problema dei lavoratori che hanno difficoltà in questa fase a lasciare i figli a casa, e come sappiamo viene sconsigliato da tutti l'utilizzo, tra virgolette, dei nonni per poter sopperire alla mancanza dei genitori in questa fase. E quindi di conseguenza c'è un problema reale dei genitori lavoratori che hanno di fatto un problema di dove lasciare e con chi lasciare i bambini. Tutti questi problemi ovviamente in una ripartenza continuano ad avere un elemento fondamentale, che è quello che è chiaro che se si riparte bisogna ripartire con elementi che danno la possibilità ai lavoratori di poter perdere poco dal punto di vista salariale, anzi io mi auguro di perdere nulla dal punto di vista salariale, e oltre questo c'è il problema chiaramente di tutelare la propria salute. Si è dato in mano alle aziende, proprio per evitare che ci sono alcuni lavoratori chiaramente che hanno delle patologie, e questi lavoratori che hanno queste patologie sono quelli che rientreranno al lavoro molto probabilmente più in là. Però sappiamo che nella stragrande maggioranza delle aziende metalmeccaniche molto spesso essere un RCM, cioè un ridotto capacità lavorative, è anche un elemento che viene utilizzato per mettere da parte quel lavoratore e cercare in tutti i modi, insomma, di farlo diventare un residuo, un esubero. Bene, in questa fase, con ovviamente la tutela della salute che è fondamentale, però si rischia che questi lavoratori siano gli unici che restano a casa e che resteranno a casa chiaramente per tutelare la loro salute,
ma anche perché ci sono aziende che chiaramente ci marceranno. E dico questo aspetto cercando di legarmi a un altro aspetto fondamentale, che mentre in alcuni settori veniva spiegato c'è stata chiaramente anche un boom da un punto di vista economico nelle prime fasi del coronavirus, ci sono settori merceologici che chiaramente hanno delle difficoltà e avranno delle difficoltà da qui in avanti. E su questo si apre un grande dilemma: come riusciremo a mantenere l'attuale occupazione o addirittura a dare la possibilità a tutti quelli che già prima di questa fase erano disoccupati di poter entrare nel mondo del lavoro. Io credo che nella prossima fase ci sarà un problema enorme da questo punto di vista, perché faccio l'esempio della mia azienda, della Fiat di Pomigliano. Ad oggi, nonostante diciamo la Fiat sia ripartita perché aveva la possibilità di poterlo fare, e poi arrivo anche grazie all'accordo che è stato firmato, c'è stata quindi un'ulteriore pressione da parte dell'azienda per riaprire anche prima dei tempi, ma quello che è di fondamentale importanza è che ad oggi noi, ad esempio, nonostante la Fiat sia ripartita, la Panda ad oggi non è ripartita, le linee di montaggio della Panda non sono ripartite. Perché? Perché un prodotto qual è la Panda, cioè un prodotto di un cosiddetto durevole, oggi è sicuramente una delle ultime cose che la stragrande maggioranza degli italiani pensa di acquistare in questo preciso istante. Perché chiaramente ha un costo elevato, così come possono essere le abitazioni. E quindi di conseguenza questo settore starà e resterà ancora in crisi per un lungo periodo. E quindi l'elemento che dobbiamo, secondo me, porre al centro dell'attenzione è come noi riusciamo gli attuali elementi che sono in campo, cioè le attuali persone che sono operanti, sono lavoratori a tutti gli effetti, come possano mantenere il proprio posto di lavoro. Lo si può fare solo ed esclusivamente attraverso una riduzione dell'orario di lavoro, che secondo me deve essere un elemento sul quale non bisognerà ragionare nella prossima fase, perché quello aiuterebbe sicuramente sia a tutelare l'occupazione, ma anche magari a cercare di venire incontro a quelle esigenze che venivano poste da tutta una serie di persone e di compagni che prima hanno citato tutta una serie di problematicità. Il trasporto pubblico, chiaramente se c'è una riduzione dell'orario ci saranno più turni e quindi le persone saranno, come dire, spalmate su orari un po' diversi. Ci potrebbe essere la possibilità di curare maggiormente i propri affetti a casa e dare un contributo e un aiuto. Ovviamente sono pienamente d'accordo con quello che diceva Margherita prima di me sul fatto che è chiaro che dare dei sostegni alle persone, ai lavoratori che sono anche genitori, deve avere per forza di cosa un elemento anche dal punto di vista economico, che non può essere quello che è stato fatto negli ultimi decreti legge, cioè dare una quota minima, parte del proprio stipendio, a questi lavoratori che sono costretti ad usufruire dei congedi. Poi vengo all'ultima cosa, che è stato l'altro elemento fondamentale del perché alcuni di noi hanno espresso un parere negativo. La tempistica di quell'accordo ha dato, nella fase in cui il padronato italiano spingeva per riaprire qualsiasi cosa, ha dato in mano al padronato la possibilità di avere uno strumento, e cioè di poter rivendicare che ci sono degli accordi che consentono alle aziende di poter produrre tranquillamente. E questo è stato fatto in barba a tutti i richiami scientifici, dei virologi di varia natura che in questo periodo continuano a parlare, a volte anche a straparlare, e c'è stato anche il comitato scientifico che ha detto che forse era presto per una fase 2. Ebbene, nonostante questo, questo accordo ha dato la possibilità di fare ulteriori pressioni. Poi c'è un ruolo politico, secondo me, del sindacato, che è stato completamente abdicato da parte del sindacato stesso. Perché, come si continua a ripetere in maniera quasi ormai ridondante da parte del sindacato, il sindacato continua a dire: noi non siamo quelli che aprono le fabbriche. Bene, noi non siamo quelli che aprono le fabbriche, può essere una cosa su cui ragionare, no? Il sindacato chiaramente non ha le chiavi delle aziende per aprirle o chiuderle. Ma assolutamente però c'è un aspetto: il sindacato deve rappresentare la tutela e la difesa dei lavoratori e il pensiero dei lavoratori stessi. Ebbene, non si può dire semplicemente: noi facciamo rispettare gli accordi per cercare di tutelare la salvaguardia e la tutela di tutti,
ma bisogna assolutamente anche ricoprire un ruolo politico. Il ruolo politico in questa fase era quello di mettere in sicurezza i lavoratori e di fare aspettare ancora ulteriormente i lavoratori che non fanno produzioni necessarie, di poterli mettere quindi in condizione di non dover scegliere di andare al lavoro in queste condizioni e con questi numeri ancora del contagio. Perché questa cosa chiaramente avrà delle ricadute su tutto, cioè avrà delle ricadute sui trasporti, avrà delle ricadute sulla distribuzione, perché tengo a precisare un altro aspetto: se tutti andiamo a lavorare si ritornerà a dover fare la spesa per forza di cose il sabato, e quindi ci sarà di nuovo quell'assembramento che diventerà complicato per l'acquisizione poi dei prodotti durante quella giornata, perché sarà forse una delle poche giornate in cui i lavoratori saranno più liberi e potranno andare a fare spesa, e quindi si ritornerà a quel cane che si morde la coda con di nuovo degli assembramenti maggiori anche nella piccola distribuzione. Ci sono tutta una serie di fattori che devono essere spiegati e devono essere valutati, e secondo me la fase 2 è partita troppo prima per quelle che sono le condizioni. Ne stiamo vedendo anche i risultati in alcune nazioni che hanno provato a fare la stessa cosa che si sta facendo qui in Italia. Quindi io credo che questi siano tutti gli elementi che mi fanno dire che ad oggi la nostra posizione, che è stata quella di firmare l'appello di cui ci siamo fatti promotori, è stata una posizione assolutamente adeguata, e forse la battaglia dovrà essere ancora portata avanti a lungo, perché altrimenti i lavoratori purtroppo diventeranno carne di macello. Grazie Mimmo. Quindi possiamo dire che protocollo sbagliato, errore firmare questi accordi, una Confindustria che detta legge, e come ha detto Mimmo anche una crisi economica in cui ci troviamo in questo momento già abbastanza pesante per i lavoratori. Ecco, quindi io con l'ultimo intervento volevo fare una domanda a Mario: davanti a tutto ciò come dobbiamo proseguire la nostra battaglia? Ciao, buonasera a tutti. I protocolli sottoscritti da organizzazioni sindacali, associazioni patronali e governo, quelli del 14 di marzo prima e del 24 di aprile poi, non hanno risolto e non risolvono la questione centrale per i lavoratori. Al di là degli aspetti specifici, di cui pure si potrebbe entrare nel merito, la nostra critica è emersa in maniera ferma nell'appello ai lavoratori non sono cane da macello. Ossia il rischio alto per la salute dei lavoratori e dei loro familiari, ovviamente, ad andare a lavorare in una situazione di grave emergenza sanitaria. Nello specifico, alcune misure di sicurezza previste nei protocolli sono semplicemente impossibili e inapplicabili, e ovviamente non mi riferisco solo alla carenza ancora oggi di dispositivi di protezione o a pratiche che non vengono utilizzate nemmeno in presidi ospedalieri, quelli sì, sono effettivamente essenziali. Penso alla carenza ancora oggi, a distanza di due mesi dall'inizio più di due mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di esami diagnostici, i famosi tamponi a cui ancora non sono sottoposti gli operatori sanitari in moltissimi casi, lo spiegava Edoardo prima. Penso soprattutto ai rischi che si corrono nell'andare a lavorare, penso ai trasporti locali, lo evidenziava Francesca prima, e agli assembramenti nelle strade e negli accessi ai luoghi di lavoro. Insomma, ognuno di noi è stato sottoposto in tutti i decreti ministeriali, nelle ordinanze regionali, alle restrizioni che di fatto ormai conosciamo a memoria. C'è chi non vede i propri cari da mesi e nel frattempo è dovuto andare a lavorare e rischiare la propria vita. Una tragedia immane, ci sono più di 28.000 decessi, i posti di lavoro sono i luoghi principali di contaminazione. C'è un rischio enorme che si rialzi la curva del contagio a causa di queste scelte, degli interessi e della prepotenza dei padroni. In questo contesto la posizione dei vertici sindacali, dal mio punto di vista, e sono d'accordo con tutto quello che ha detto Mimmo prima, è stata semplicemente folle. Hanno dichiarato: noi entriamo nel merito di come si torna a lavorare, ma non di quando si torna a lavorare. Come si può dire una roba del genere? I lavoratori hanno il diritto di entrare nel merito di quando è sicuro il loro posto di lavoro, e il sindacato ha il dovere di rappresentarli. Mi chiedevi, Paolo, quali sono le azioni da intraprendere, una questione fondamentale per la prossima fase. Ebbene, bisogna rimanere fermi su un punto, anche e soprattutto a partire da oggi, giornata in cui sono tornate a lavorare milioni di persone. Come abbiamo spiegato negli interventi precedenti, molti lavoratori hanno lavorato anche durante il periodo di emergenza, ma ripeto,
Da oggi in ogni azienda in cui non si rispettino le fondamentali misure di sicurezza, i delegati sindacali, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e i lavoratori devono essere in grado di fermare la produzione. Ovviamente mi riferisco a partire dalle aziende non essenziali. E anche nelle aziende essenziali bisogna che sia garantita, siano garantite tutte le misure di sicurezza. La salute al primo posto. Il ruolo del sindacato deve essere diverso da quello che c'è stato fino ad oggi. Bisogna rimettere al centro la mobilitazione, le lotte, quelle vere. Insomma, anche le migliori intenzioni, le rivendicazioni più avanzate sono nulla, lo abbiamo visto in questo periodo, se non si è in grado di mettere in campo una vera mobilitazione che costringa i padroni a fare quello che garantisce effettivamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci sono aziende che fanno milioni di utili ogni anno e che per un fermo di un paio di mesi non hanno perso tempo ad aprire la cassa integrazione e a caricare sulle risorse dello Stato e quindi di ognuno di noi i costi. I lavoratori devono chiedere il conto, devono recuperare tutto il salario perso. Il salario perso per la cassa integrazione, per le ferie forzate e anche il salario perso perché in alcuni contesti si sono fatti degli scioperi necessari e ben riusciti, peraltro. Bisogna che chi perde il lavoro e chi non l'ha mai avuto sia, abbia la garanzia di un reddito e di un salario. Bisogna rivendicare, lo diceva qualche intervento prima di me, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Bisogna riconquistare, bisogna conquistare, anzi, i diritti sindacali anche per una nuova fase. Bisogna che i lavoratori abbiano la possibilità di fare assemblee sindacali con presenza fisica e quindi per fare quello bisogna chiedere alle aziende, bisogna rivendicare, bisogna ottenere spazi più larghi. La crisi economica non devono pagare i lavoratori. Vedete, la pandemia ha introdotto e sottolineato il concetto di essenzialità. Cioè una parte dei lavoratori, lo abbiamo visto, si è fermata e si è bloccato tutto. Addirittura quasi 200.000 aziende hanno autocertificato dalla metà di marzo in poi la loro essenzialità per chiamare le persone a lavorare, ovviamente inventandosi di essere essenziali quando in realtà la loro produzione non lo era. Lo hanno fatto per i loro profitti. Ebbene, c'è chi è essenziale e senza il quale non va avanti nulla e chi è superfluo dal punto di vista economico e sociale. Non c'è un'unità possibile tra classi sociali, non esiste un'unità nazionale, non siamo tutti sulla stessa barca. La salute dei tanti, dei lavoratori, delle loro famiglie viene sacrificata sull'altare del profitto di pochissimi. Questo è il senso di un nuovo sistema economico e una nuova società che i lavoratori dovranno porre al centro nella prossima fase. La messa in discussione del profitto, la centralità della salute, dell'ambiente, in buona sostanza il benessere della collettività. È l'idea che noi attivisti sindacali dovremmo contribuire a diffondere nel prossimo periodo. Grazie, grazie. Grazie Mario, grazie ai compagni e alle compagne per il loro contributo, per i loro interventi. Credo che se si può riassumere in una frase la discussione di questa sera, possiamo dire che è emerso in modo netto e chiaro l'importanza del ruolo della classe lavoratrice in questo paese e a livello internazionale. Abbiamo festeggiato il 1° maggio e di come il 1° maggio sia non una festa del lavoro, ma la giornata dei lavoratori, della importanza che i lavoratori giocano nella società. Niente può funzionare senza la classe lavoratrice. In questa crisi del coronavirus è emerso in modo netto e quindi noi continueremo la nostra battaglia contro questa classe dominante incapace, cinica, e che una volta finita la crisi ci presenterà anche un conto con le politiche di austerità. Ecco, l'appello che mi sento di fare per chiudere questa intervista è proprio quella di darci una mano, lottare con noi, contattarci, lavorare insieme per una società migliore, più giusta, dove la classe lavoratrice possa giocare quel ruolo di direzione che le spetta. Voglio ricordarvi il nostro sito, www.rivoluzione.red, visitateci, contattateci, aderite all'appello "I lavoratori non sono carne da macello" e quindi voglio ringraziarvi per l'attenzione, per aver partecipato e darvi appuntamento al prossimo intervista che sarà lunedì 11 maggio
sull'economia marxista e la crisi economica mondiale con Francesco Babila. Grazie ancora e buona serata.